A distanza di 4 mesi dall'alluvione Lampo che ha messo in ginocchio l'Oltrepò orientale, mentre le aziende agricole salutano con entusiasmo l'ok della regione ai risarcimenti, sempre che lo Stato ora faccia altrettanto, i residenti delle aree più colpite chiedono risposte urgenti. In totale, le segnalazioni dei privati sono state ad oggi circa 350, presentate in 14 comuni, in gran parte fra Cigognola e Canneto Pavese, dove siamo stati per incontrare i cittadini e raccogliere le loro testimonianze. Quanto tempo è stata senza acqua calda? 2 mesi. Due mesi senza acqua? Agosto e settembre. E come faceva a lavarsi e a cucinare? Con le pentole. Nella bacinella ci hanno detto: portate le fatture, che se si danno qualcosa valutiamo le cose. Ma se io vengo a casa sua, mi vende la roba senza soldi e mi fa la fattura? Risponda lei che ne sa più di me. Acqua, fango, il piazzale, abbiamo via ancora le recinzioni, macchinari sott'acqua e... È un vero disastro questa volta. Là dietro c'è ancora del fango da portare via, non abbiamo più la cancellata. Ci hanno aiutato subito in un primo soccorso come protezione civile a liberare, pulire, rendere quasi agibile il tutto. Poi siamo stati completamente lasciati. Cosa vorrebbe dire a comune, provincia, regione, insomma tutti quegli enti che dovrebbero in qualche modo, in caso di difficoltà, aiutare chi paga le tasse? Sì. Di venire a vedere, darci una mano e soprattutto... Di far qualcosa, perché un domani può subito risuccedere la stessa cosa. La Versa è piena di alberi e fratelli sono venuti giù di tutto, non l'hanno ancora pulita. All'inizio la stima era sui 30.000, ma sicuramente sono state molto di più, perché comunque la macchina di mio marito è completamente da cambiare, avevamo stimato soltanto qualche ammaccatura. Abbiamo cambiato tutta la cancellata esterna e poi all'interno non ci siamo azzardati a cambiare i mobili, perché comunque i fondi, i nostri poveri fondi sono quelli che sono e comunque anche i mobili sarebbero da cambiare. Purtroppo io, al contrario della mia amica Sonia, non ho avuto nessuno da parte del comune che mi potesse dare una mano, ma neanche la protezione civile, cioè non mi ha dato nessuna mano, soltanto grazie a mio marito, mio suocero e al nostro vicino Venditti, un muratore che con il suo ruspino ci ha tolto tutte le macerie. Tra di loro c'è Sonia, che la notte del 26 luglio fu svegliata con tutta la sua famiglia dal fiume di fango che le stava invadendo la casa, distruggendo tutto: mobili ed elettrodomestici da buttare, impianti elettrici da rifare, caldaie da sostituire, fango e polvere che dopo mesi continuano ad uscire, album di famiglia e oggetti perduti. La sua, come altre famiglie della zona, ha avuto danni per 20 o 30 mila euro, ma in alcuni casi anche di più. E dopo mesi di lavoro per provare a tornare alla normalità perduta, il silenzio delle istituzioni fa ancora più male. Chiedono risposte per quello che è accaduto e la sicurezza che non succeda più nulla di simile. Siamo stati praticamente lasciati abbandonati, quindi ci siamo puliti noi quello che dovevamo pulire, quello che dovevamo rimettere a posto, ce ne sarà ancora, però non abbiamo risposte da parte di nessuno. Non so se per colpa di uno, dell'altro, di quell'altro, però volevamo avere anche delle risposte. Perché noi non possiamo continuare a tirar fuori dei soldi, a comprare roba, a pagare chi è venuto come l'elettricista piuttosto che gli spugni, senza però sapere se un domani questi soldi vengono anche rimborsati. Noi abbiamo perso tutto. Vogliamo un qualcosa di concreto per iniziare a ricostruire.